Dolegna del Coglio. 500 abitanti e la più grande concentrazione di ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi e cantine, perché qui nasce il buon vino. E per questo motivo voglio conoscere questo piccolo paesino che sorge sul confine tra Italia e Slovenia. Lo Iudrio, anzi mi correggono, il Iudrio, si dice così, è un fiume che ha sempre segnato una frontiera, oltre alla contea di Gorizia al Regno Lombardo-Veneto, oltre al Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico, oltre all'Italia e la Jugoslavia. Insomma, qui si sono mescolati Celti italici, germanici, slavi. Ecco perché, specialmente nei piatti popolari, troviamo Gubana e Strudel convivere pacificamente. Ma prima di curiosare in qualche cucina, che è la mia passione, voglio vedere quel bellissimo castello. È il castello di Trussio, che molti chiamano castello di Ruttars, sbagliando di grosso. Perché il castello di Ruttars è questo. Il castello di Trussio fu distrutto nel 1500, durante la guerra tra la Serenissima e l'Impero Austriaco. Di originale rimangono solo le due torri. Ragazzi, e che vista! Un posto ottimale per un castello, che oggi è sede di un raffinato ristorante. Del castello di Ruttars rimane la torre di Marquardo di Montelongo. Si dice che durante il patriarcato di Aquileia, prima del 1252, fosse la sede di un monastero di suore. E qui troviamo, indovinate che cosa? Ma un altro ristorante, e dalla vista impagabile. Ruttars è un posto speciale perché, data la sua posizione, beneficia di luce solare in ogni ora del giorno e stagione. Sarà questo il segreto del buon bere? L'imperatore ceco Beppe in persona inviava ogni anno a Dolegna del Coglio un suo funzionario per scegliere i vini migliori. Venivano spediti a Vienna in botti grandissime da 10-15 ettolitri e marchiati con l'aquila a due teste, come a sottolineare: questo è il vino dell'imperatore. E poi il vino ha una storia davvero buffa. Sembra essere stato inventato per caso nel Neolitico, quando qualcuno dimenticò dei grappoli in un contenitore che poi sono fermentati. I romani, si sa, erano grandi bevitori. Il vino di allora era molto diverso. Lo aromatizzavano con spezie e miele. Il vino come lo conosciamo ora l'hanno inventato nel Medioevo i monaci benedettini e sempre loro furono i primi ad imbottigliarlo. Della vite niente viene scartato, con le bucce dell'uva si fa la grappa, se le vinacce sono di uva rossa vengono utilizzate per conservare le rappe per la brovada, con i semi dell'acino si fa l'olio, i raspi diventano concime per i campi e la feccia, il deposito della prima fermentazione, va in distilleria per produrre l'alcol. Sette sono le frazioni di Dolegna e ognuna ha la sua chiesa. Quella più bella è la chiesetta di San Leonardo a Scrio, con un soffitto decorato da Jakub Pittor, uno sconosciuto pittore naif di fine Ottocento. Il geografo e storico Strabone, una sorta di Piero Angela del 50 a.C., quando veniva ospitato nelle antiche locande celtiche di Dolegna, rimaneva meravigliato dalla bontà e dalla ricchezza della cucina e dalla semplice ed ospitale accoglienza, il tutto per un quarto di obolo. A 2000 anni di distanza qui si continua a mangiare e a bere bene, visto quanti sono i posti di ristoro che offre il paese, e affollati di turisti durante il weekend. Dolegna del Coglio ha una peculiarità. Qui c'è un mulino che funziona ininterrottamente da 700 anni. Ho
Ovviamente al giorno d'oggi i macchinari sono nuovi, ma nella ex stalla ho scoperto un vero e proprio museo. Guarda i vecchi strumenti. I sacchi di juta usati durante il periodo bellico e molti altri ancora. E questi pesi? I tondi erano quelli austriaci, quelli esagonali gli italiani. La famiglia proprietaria del mulino lo gestisce da oltre un secolo ed il signor Adriano mi ha detto che vorrebbe tanto riuscire a recuperare il vecchio mulino e aprirlo al pubblico. Mi auguro che lo faccia presto. Una giornata splendida, un posto incantevole ed ora mi sono proprio meritata di stappare una buona bottiglia. Ma una bottiglia da record, ovviamente. 2,60 m per oltre 500 litri di Friulano DOC e la più grande bottiglia del mondo. Qualche tempo fa è stata organizzata un'asta benefica e il vino è stato venduto in bottiglie da 3 litri create appositamente per l'occasione. Ma sono certa che con la nuova vendemmia la super bottiglia sarà riempita con altri 500 litri di ottimo vino DOC. Dolegna del Coglio nasconde anche dei piccolissimi borghi davvero interessanti, come San Leonardo, con delle case in pietra che meritano una vostra visita. Le dolci colline del Coglio andrebbero visitate con tutta calma in bicicletta, a cavallo oppure, come ho fatto io, con una Vespa che potete noleggiare gratuitamente in moltissimi agriturismi della zona. E poi, se volete fermarvi a mangiare qualcosa, siete nel posto giusto, ve l'ho già detto, questo è il paradiso delle trattorie della cucina casalinga. Ce ne sono così tante che non avrete che l'imbarazzo della scelta. Io vi saluto con un cin cin doc e vi aspetto qui, a Dolegna del Coglio. Ciao!